Dai, golemmini, prendetelo! Bravi, con i blocchi di ghiaccio, fatelo secco! Oh, sì, è veramente in difficoltà questo super Enderman! Oh no, c'è ancora il Creeper! È lì, il Creeper è vivo! Ha fatto i piccolini, ha fatto! Fuoco! Oh, no. Espi! Espi! Che cosa? Dove sei? Sei fuori casa? Entra subito, entra dentro! Ma... Espi, è pericoloso! Cosa vuoi? Vai dentro! Ma cosa? Non stare qua fuori, Espi, non puoi capire cosa ho visto! Chiudi le porte, Espi, barrica la casa! Sì, Espi, lo so, ho capito, ma... Ero nella foresta, stavo andando a prendere dei polli. Sai, i soliti polli della foresta, no? Ma sì, vabbè, certo, allora... Punto, vedo, dietro l'albero sarà stato un po' lontano, insomma, non troppo vicino. Credo che non mi abbia visto. Un Enderman a quattro braccia enorme. Cosa? Ma smettila, quattro braccia. Ma stai zitto, ma cosa ridi? Cosa? Ma dai. Guarda che è vero. Sì, vabbè, quattro braccia. Io quattro braccia, Espi, enorme. Tutto ritorto che stava lì a ansimare guardando. Ma ci sarei mangiato troppa zuppa di funghi. Ti giuro, vieni. Guarda, te lo faccio vedere, ok? Sei sicuro? Guarda che dopo ci rimette la tua reputazione. Non ci credi? Vuoi andare a zappare il tuo orticello? Eh beh, certo, almeno del mio orto mi posso fidare. Non racconta frottole come fai tu. Ero qua dove c'erano tutti questi polli. E a un certo punto ho guardato in quella direzione, verso le montagne. E non c'è più. E scorrazzare tra gli altri. E non c'è più, chissà come mai. Forse lì. Ma smettila. Forse lì, eccolo. Guarda. Sì, eccolo. E adesso mi trovo un Enderman a 4. Mi sa che si è rimpicciolito. Prima era molto più grande. Ma va, vedi che è un Enderman normale. Ma guarda un po'. È normale trovare questi Enderman. C'ha due braccia. È un Enderman. Stagli lontano. Ok, forse non è un Enderman come tutti quanti. È tutto storto. Guarda. Forse sì, è meglio stare lontani. Ma magari è amichevole. Magari la pecora nera degli Enderman. Espi, è tipo, non buono. È amichevole. Sei guardalo sicuro? In faccia. Oh, oddio, sono cieco. Che è successo? Ecco, che è cercato? Ecco, oh, no, te lo no, via, no, no. Via. Ma dove sono i fantasmini degli Enderman, Espi? Sei circondato, corri. Come sono circondato dei fantasmini degli Enderman? Da quando in qua ci sono fantasmini? Guarda dietro di te. Come guarda. Oh, porca miseria. Via. Cosa sono qui, cosi viola? Okay. A casa, tutti a casa, Luca. Li ho fatti esplodere, dentro casa, spero che non ci seguano. Ma dobbiamo farlo fuori, non possiamo tenercelo qua nel bosco. Lo so che dobbiamo farlo fuori, ma con cosa? Dobbiamo armarci, dobbiamo fortificarci. Anche perché ce lo siamo già perso di vista. Forse riusciamo a comprare qualcosa online. Aspetta. Veramente vieni online? Vieni su che proviamo a ordinare qualcosa online. Scherza. Tu sei un po' esperto, cosa dici di comprare? Beh, io direi sicuramente delle armi, dei sistemi di difesa, delle provviste. Ah, ok, quindi una bomba nucleare. Cosa? Bomba nucleare? Vabbè, fai un po' come ti pare, ok? Io ti lascio smanettare questo lì. Questo ti piacerà, guarda, in offerta. Ma ok, l'ho comprato. Ok, tu compra quello che devi comprare e io vado giù. Abbiamo un po' di spazio nulla. In giardino, vero? Sì, ok. Perché vabbè, cosa vuoi mettere in giardino? Una bomba nucleare? Sono sempre più incerto su sta cosa. E se aspettassimo che quell'Enderman se ne vada via, magari è qui in vacanza. Non credo proprio, Espi, dobbiamo eliminarlo. Oh. Il postino! Oh, è il mio ordine. Esatto, è arrivato dai, il corriere col tuo ordine. Sarà il postino. Andiamo. Oh, sì. Guarda. È lui! Consegna. Il postino se n'è già andato. Consegna Amazon Express. Tutto. Beh, sono stati abbastanza veloci. Oh mio Dio, quanta roba! Vabbè, dividiamoci la metà. Io prendo la parte sinistra e tu prendi la parte destra. Sì, facciamo così. D'accordo. Allora così, io prendo questa parte di così non litighiamo per tutte le varie armuzze che abbiamo qui. Guarda che spettacolo. Guarda come siamo vestiti bene. Questa è roba di qualità, eh. Ma guarda che bella uniforme che hai. Ti sta proprio bene. Ma scusa, aspetta, non abbiamo preso le cose al centro? Hai visto che roba speciale ci sono? Che cosa? No, non ho controllato, fammi dare un'occhiata. Guarda, c'è un lanciagranate, un lanciafiamme. La madò, aspetta che lo provo subito. E lanciagranate allora, e dei binocoli. D'accordo, i binocoli mi potrebbero essere molto utili per scrutare l'orizzonte e trovare... Ricarica tutte le armi, Espi, dobbiamo già essere pronti. D'accordo, così nessuno ci potrà fermare. Guarda che bestia di armi che ci abbiamo. Hai caricato il lanciafiamme? Quello credo sia la cosa più non lo utile. So come si ricarichi. Oh, oddio! Ok, piccolo problemino. Spegni, pensavo di ricaricarlo. Abbiamo delle casse per le munizioni e mediche, stavo dicendo. Davvero? Bene, per fortuna non le ho prese con le mie fiamme. Luca, mi sa che sono tornati. Non ci ha dato neanche un momento di pausa. Oh, era qua dietro di me. No. Prendili. Si possono far fuori anche sparando. Via, ok, via. Per fortuna sì. Ah, attento. Cos'è che hai pigliano. Visto, Espi? Cosa mi stavi dicendo? Che ho visto anche qualcosa. Oltre a questi Enderman. Cosa si è teletrasportato a noi l'Enderman gigante? Hai visto che aveva quattro braccia questa volta? Sì, l'ho visto che ha quattro braccia. Ma, lì c'è ancora qualcosa. Ah, di verde. Porca, vieni, maledetto cosa. Ho finito i colpi. Non riesco più a ricaricare. È tetto! Oh no, eccolo! Ha quattro braccia, confermato alla grande! Cioè, hai ragione! Ne ha quattro di braccia, ne ha quattro adesso! Si è arrabbiato? Te l'ho detto che ne aveva quattro!
Hai visto lì in fondo cosa c'è? C'è pure un creeper? Esatto, hai non visto? Normale. Entra. Oh oh. E le cose stanno accelerando. Chiudi. Aspetta, guardiamolo da su. Vieni su. Hai ragione. Guardalo. Vediamo. Riusciamo a sfondare i vetri? Forse sì, però a sparare. Perfetto, dopo che insomma li sostituiamo non è un problema. Spariamo? Almeno non ci piglia da qui. Oh, guardalo, guarda il creeper lì in fondo. Si sta avvicinando anche lui. Oh, mamma mia. Che botta, vabbè, l'importante è tenerlo lontano. Mi sa che si è arrabbiato con noi. Mi sa che si arrabbia proprio. Adesso vieni qua sotto e ci fa esplodere tutto, scommetto quello che vuoi. Eccolo infatti. Oddio, è saltato in aria. Dove andà? Wow. Dov'è? Oh mio Dio, e qua cosa sta facendo? Esplodere. È pazzo. Riesce a esplodere più volte. E anche l'Enderman è qui vicino. Vieni c'è qua, maledetto. Ma sono caduto. Indietro, corri, come sei caduto? Luca, corri via. Ah, sono caduto anch'io. Esploso. Via. Per sempre esploso. Torna dentro casa. Tutto a posto, Luca. Mamma mia, ma per tornare hai distrutto tutto. Ti sei fatto esplodere il creeper dietro. Che hai fatto? Ci ha fatto esplodere l'ingresso. L'ho visto. Ma dai. Disgraziato. Ha lasciato pure un uovo, hai visto? Un uovo? È tipo imploso alla fine. È stranissimo. Mentre l'Enderman è lì in fondo, è vivissimo. Ma è lì. Ma si è arrabbiato? Ha visto anche te. Oh no, l'ho fissato, mi ha teletrasportato. No, prendilo. Dai, torna a casa, l'ho distratto. Non ci credo. L'ho distratto, è qua sotto casa. Come ha fatto? Come ha fatto a teletrasportarmi lì in fondo? Ti ha teletrasportato a te. Guarda che è molto più potente. Ah, è quello avanti. Non l'ho detto, adesso te la faccio pagare. E solo mi teletrasporta lontano da casa mia. Allontanati, gli lancio una granata. Non vedo più nulla però. Ma mi ha teletrasportato via. Oh, anche tu sei qui giù, Luca, allora. Noi dobbiamo affrontarlo. Gli ultimi colpi da un pezzo che lo copiamo. Sta scappando indietro. Dov'è? È dietro, dall'altra parte della casa, Luca. È scomparso e è diventato invisibile, non ho capito. Dall'altra parte, Luca, dobbiamo affrontarlo. Eccolo, sta prendendo i blocchi. Lo vedi? SP. Come, sta prendendo i blocchi? In giardino. Eccolo. Oh, ha veramente i blocchi in mano. Prendilo, colpiscilo. Cosa vuole fare? Ce li vuole tirare? Cosa vuole fare? Con i blocchi? Cosa sta facendo? Non lo so, Luca, non lo so! Spara! Mi sta tirando, colpiscilo! Sta creando un buco nero, forse, non lo so! Prendilo! È sparito così? Che succede? Non lo so. Cosa ha fatto? Forse è schiattato! Forse è la sua mossa finale quella! Oh, sì, mi piace, Ha lasciato un enderpearl! Prenditelo tu! Hai preso l'uovo! Grazie di avermi passato questo uovo di creeper super pericoloso! Chissà cosa esce da questa cosa, vabbè, non importa! Lo mettiamo in casa, lo teniamo da qualche parte? Io lo lascerei qui, davanti al fuoco, così magari si schiude o fa qualcosa di particolare. Nel frattempo noi fortifichiamoci! Va bene! D'accordo! Comunque, Espy, se c'era un enderman e c'era un creeper gigante, mutante... Io ho paura che ci siano altri mob. D'accordo, sai hai come vanno queste cose ragione. Quando ce n'è uno. Dobbiamo assolutamente fortificarci, Luca. Tira fuori le strutture difensive che dobbiamo fortificare questa nostra bella casa. Ok, un po' di blocchi da costruzione. Bene. E non ho niente di intero, ma ho delle belle sparre di metallo rinforzate. Mi piacciono, perfetto. Un paio di porte e un po' di defense ottimo, di forze elettriche. Ottimo. Quindi cosa facciamo? Questo spazio è inutile. Assolutamente, cioè, io direi di chiudere qui. La facciamo qua, esatto. Perfetto, esatto. Chiudiamo tutto qui e chiudiamo anche qui, in modo da essere super fortificati e super difensivi. Ok, Luca, ora ci mancano soltanto le trappole. Le lasciate qua? Mi pare di sì, oppure la cesta qui dietro. Dov'è che hai messo il resto? Oddio, oh no, ma muori. Cosa c'è? C'è un qualcosa, c'è uno stragno maiale. Sì, dai, va bene. Non mi credi? Dopo lo schiacciamo. No. Guardalo, è lì! Oddio, è lì! Non è un ragno normale! Prendilo! Oddio! Che schifo! Oddio! Ok, è andato! Cos'era quella roba? Penso sia uscito dall'uovo! Hai visto? È uscito dall'uovo, nemmeno me ne sono accorto, non c'è più l'uovo! Questa cosa non è normale, che sia uscito così da un uovo di creeper! Ok, allora Luca, deve esserci qualcosa che non va in questo posto. Troppi animali sono diventati mutanti a questo punto. Chiudiamo tutto, Luca. Chiudi. Perfetto. Ok, tutto bar. Tutto a posto, finalmente. Ho visto qualcosa muoversi fuori. Come, hai visto qualcosa? Guarda. Un'altra? Oh no. Cos'è quella cosa lì? Vedo qualcosa lì in fondo, sembra uno zombie. Non lo so, è di spalle, tipo, è stranissimo. Cosa facciamo? Usciamo fuori? Bene. Direi di sì, dobbiamo affrontarli, dobbiamo liberare il nostro territorio, non possiamo mica lasciarli così. Ah, la recinzione. Attento. La recinzione elettrificata. Alla fence. Fuori. Lo so, me ne sono reso conto. Guardalo lì in fondo. Guarda che maledetto. È uno zombie gigantesco, come se fosse Hulk, ma zombie. Dobbiamo prenderlo, dobbiamo far fuoco. Spara. Decisamente. Prendilo. Decisamente. Oh no, anzi, indietreggiamo un pochino, perché mi sa che è tanto cattivo. Oh, mi ha buttato sul tetto. Che volo! Come? È troppo potente questo coso! Va diretto! Ah!
E non metterti in mezzo, Luca. Pure tu ti ci metti. Via, via, via. Ma non possiamo fermarci. Vai, prendilo. Prendi. Cosa sta facendo? È morto? Non lo so, è per terra. È steso per terra. Cosa sta facendo? No, oh no, si sta rialzando. Colpiscilo, colpiscilo ancora. No. Dai, sì. Cosa fa? Finta di essere morto. Sì, secondo me sì. È un maledetto. Continua a colpirlo, continua a colpirlo appena si rialza. Prendilo. Oh mio Dio, che volo. Come sei sulla... Ciao, Luca. Sto a posto? Ma quando è che schiatta sto coso? Oh mio Dio, una granata. Vacci piano però, vacci... È andato. È schiattato, finalmente è finito tutto. A questo punto cosa? Sì, è finito tutto cosa? Guarda cosa ho visto là. Che cosa? Oh mio Dio, lo scheletro. Lo scheletro con una balestra. Mi ha avvelenato. Riparo, questo spara lontano. Ok, dentro. Chiudi un attimo. Vieni. Grazie. Un paio di cotolette le avevo lasciate giù. Non male. Sei carico? Beh, sono più carico di proiettili che di buona volontà, ma affrontiamolo lo stesso. Era qua vicino, Espi, mi sa che già non abbiamo rinforzato qua. È vero, come abbiamo potuto dimenticarci di rinforzare qua? Lo vedi da qualche parte? Lo vedi? Eccolo lì! Ci sta aspettando! Aia, ci stava che aspettando, male maledetto! Che fa... lo so che fa male! Prendilo, lo stesso! Questo salta! Dai, fai fuoco! Sono lento! Dai, sì! È andato! Che spettacolo! Guarda che roba! Ma è morto? Suppongo di sì! Sì, posso raccogliere i pezzetti del suo corpo! Io ho preso perfetto! Raccogli ogni singolo pezzo, non si sa mai che si ricomponga! Cos'è quello? Cosa? Un altro mutante? Oh mio Dio, Luca! È un mostro alla nostra porta, Espi! Prepara Sembrava le armi! Aggressivo? No! In realtà no! Non è aggressivo! Oddio, aspetta! No? No, più che altro questo è aggressivo. Ah, Luca, sì, cosa ci vero, fa un carro armato? Prima. Non hai sentito il campanello? Ma no, che non ho sentito un carro armato nel nostro giardino. È la cosa speciale che ho comprato online. Vabbè, ma non ti pare di esagerare un po'? Finalmente l'hanno consegnato. Lo dobbiamo ancora testare. Ma ormai i mob cattivi sono finiti. Esatto, il golem. Strano. Non lo so, facciamo esplodere. Buono. Anche se non ha fatto nulla. Vabbè, dai, a sto punto proviamolo. D'accordo. Riesci a salire sulla torretta? Ok, se riuscissi a trovarla, sta torretta. La smetti di muoverti con quel cannone gigante. Dall'altro lato, Espi, la torretta è dall'altro lato. Va bene, un attimo, un po' di pazienza. Non sono un esperto di carri armati. Ma piuttosto c'è un altro golem di neve anche lì. Ma si stanno moltiplicando. Ok, sono sulla torretta. E ora? Sicuro che gli vuoi sparare, Espi? A me sembrano abbastanza amichevoli. Magari ci possono dare una mano. Ma in effetti non hai tutti i torti. Non ci hanno fatto nulla, poveri golem di neve. Ma perché hai preso il carro armato soltanto ora? Io l'avevo preso per prima. Però è arrivato adesso. Ma non si sa mai che potrebbe tornare utile. Ma in effetti sai cosa possiamo fare? Possiamo fare un giro di ricognizione qui intorno e assicurarci che gli altri mob mutanti cattivi siano tutti finiti. Oh no, a quanto pare non sono finiti. Eccoli cosa, che ci vedo pochissimo. Porca miseria, sta provando a sparare. Maledetto lo scheletro. Quanto salta. Ok, Luca, tu vedi che non io vado di mitragliatrice. Anche se ci capisco veramente, veramente poco. Sono caduto giù. Ok, ci sono. Tu spara. Guarda gli Snow Golem che ci stanno aiutando. Guarda con l'Enderman. Allora abbiamo fatto bene a salvare i Snow Golem. Guarda, gli tirano i blocchi. Perfetto, Luca, noi occupiamoci degli altri. Che male. Dai, Luca, una mano agli Snow Golem, Espi. Dai una mano agli Snow Golem. Dai, golemmini, prendetelo. Bravi, con i blocchi di ghiaccio, fatelo secco. Oh, sì, è veramente in difficoltà questo Super Enderman. Sì, l'abbiamo seccato un'altra volta. Maledetto coso. Lasciami. Guarda, si sta dissolvendo. L'abbiamo massacrato. Da te, Luca, come va? Come te la stai cavando? Bene, attento, ti metto sotto. Lo so, infatti voglio evitare che tu mi metta sotto. Che volo che ha fatto. Bello zombino. Ormai sei spacciato. Oh no, c'è ancora il creeper. È lì, è vivo. Ha fatto i piccolini, ha fatto. Fuoco. No. Okay, io mi occupo dei piccolini, tu occupati del resto. Come ha fatto i piccolini? Sì, che li ha fatti. Prendilo. Oh no, si sta ricomponendo uno scheletro. Ma non è possibile. Si sta ricomponendo uno scheletro. Fallo secco allora. Ok, no, si è fermato. Perfetto. Si è fermato all'ultimo. Ok, Luca. Non sta andando male. Forse questi sono gli ultimi mutanti che dobbiamo far fuori. Finito, finalmente. Dove sei andato? Mamma mia, è stata una battaglia finale gigantesca. Ma ce l'abbiamo fatta. Anche grazie a questi bei golem di neve, però. Sono stracomodi, questi ce li possiamo portare a casa, eh. Aspetta, guarda sulla sua testa. Ha il tuo stesso nome. Ah no, aspetta, perché ci ho cliccato col destro. Non è che adesso mi segue? Guarda, mi segue. È perfetto, è un bodyguard. Aspetta, vediamo se ce n'è uno anche per te. Non ci credo, ne posso prendere uno anche per me? Dai, passa. Eccolo, è qua giù, vieni a prendertelo. Davvero? Anch'io voglio il mio bodyguard. Il mio. Devi cliccarci, semplicemente. Il mio bodyguard personale, sì. Espi, giochi sopra la tua testina. Lui ti segue. E ora mi seguirai fino all'inferno, Luca, è perfetto.
ci siamo dovuti affrontare un'invasione di mob mutanti, ma alla fine abbiamo ottenuto dei guardiani per la nostra base. E possiamo fargli fare i maggiordomi. Ma possono essere i nostri maggiordomi. E fare i cubetti di ghiaccio. I cubetti di ghiaccio è geniale. Maggiordomi e freezer, tutto in uno. Quindi, gente, questa era l'invasione dei mob mutanti contro la nostra casa. Non dimenticate, lasciate tanti mi piace, commenti. Se volete un altro video come questo, diteci qual è stato il vostro mob mutante preferito. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao.